Ci fu un tempo in cui un bambino non aveva baffi. Attese un po' prima che iniziassero a crescere. Quando giunse l'adolescenza, spuntarono i primi brutti peletti sopra il labbro superiore, accompagnati da orrendi brufoli. Crescevano e venivano tagliati. Andò così per un po'. Quando il ragazzo fu convinto che i baffetti non erano più brutti, decise di farli allungare. Quei piccoli baffetti iniziarono pian pianino a vivere, a respirare. Si bagnavano di birra, si dissetavano di acqua, scoprivano il gusto dei baci, si sgraffiavano nelle cadute. Il ragazzo ebbe sempre cura dei suoi baffi. Erano color rosso, proprio come i capelli del loro padrone. Ci fu un tempo in cui essi non potevano muoversi. Solo il vento ne dettava spostamenti frenetici o leggiadri. Quando i baffi divennero folti, iniziarono finalmente a capire che potevano muoversi. Non solo sensazioni, anche emozioni. Adesso sapevano leggermente vibrare senza più sussidio del vento. Ogni loro piccolo, impercettibile gesto era un tamburo che batteva angoscioso. Quando i baffi giunsero ad arricciarsi da entrambi i lati, conobbero il movimento come gesto fluido. Sapevano muoversi in modo sconvolgente, di sopra, di sotto, di lato, avanti, dietro. Si allungavano e accorciavano da soli, come due grandi elastici. Il ragazzo non comprese mai che i suoi baffi avevano vita propria. Egli prestava solo gran cura a loro, che ne giovarono e si rinvigorirono sempre più. Durante la notte, mentre il ragazzo era immerso in sogni cobalto o in incubi neri, i baffi giocavano e si intrecciavano tra loro. Al risveglio del ragazzo tornavano sempre al loro posto. I baffi volevano bene al ragazzo. Certe volte lo solleticavano la notte quando capivano che era immerso in un incubo nero. Così ne poteva uscire. I baffi erano uno scudo segreto, ma il ragazzo non lo seppe mai. All'età di 28 anni il ragazzo conobbe Zelda, una fanciulla dai lunghi capelli blu. I due si amarono per lungo tempo. I baffi amarono il gusto dei baci di Zelda. La fanciulla aveva le labbra rosse, proprio il colore che preferivano. Zelda, dopo poco tempo, tradì il ragazzo. I due giovani litigarono aspramente in casa. Lei alzò i tacchi per andar via, ma non appena fu di spalle al ragazzo, i baffi presero improvvisamente vita. Si allungarono e strinsero in una morsa feroce il collo della fanciulla. La gola di Zelda era bloccata e la soffocava. Il suo volto si fece marrone poiché non conosceva più aria. I baffi strinsero sempre più la loro morsa diabolica e la fanciulla ne morì, battendo in terra la sua testa blu. Il ragazzo impallidì, urlò. I baffi si arricciarono come volessero mostrare un ghigno. Il terrore spinse il ragazzo a correre giù per le scale. I baffi si allungarono e lo fecero precipitare. Il sangue, dopo la caduta, era nelle tempie. I baffi avevano capito che il ragazzo andava verso il bagno, verso il rasoio. Il ragazzo riuscì a svincolarsi sanguinante e giunse in bagno. Prese il rasoio affilato con una sola lama, mirò i baffi. Per errore, a causa della mano tremante, si squarciò la gola e il suo viso cadde rosso
nel lavandino. I baffi, non avendo più padrone, si spensero insieme al ragazzo rosso, adesso un po' ovunque.